marmellada con frutta zuccherata e un po' di liquore a bordo. So come se fa una cioccolata con una mescolata di zucchero e cacao. Cacao, 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 da gusto esagerato. Cacao, cacao, però cacao meraviglioso. Presentatori della serata. Un nuovo giorno è qui anche per noi. Un mondo più vero si sveglierà. Io sarò qui con te e tu saprai che il nostro domani sarà come vuoi. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. Buonasera, buonasera a tutti. E siamo qui. Io immagino tutte le persone che si aspettavano a Pasquale, a Francesco Russo, come sono rimaste male, però. Noi siamo migliori, non vi preoccupate. Manzoni scriveva i posteri l'ardua scelta, se noi siamo i posteri siamo messi male. Però non c'è problema, perché abbiamo comunque la nostra fantastica scorta. Okay. Molto vivace come sempre, che è pronta a scortare tutte quante le evenienze. Oggi abbiamo ben 3 sorprese per voi e in tutte quante queste 3 sorprese la scorta ci sarà sempre, insomma, è un po' una Iuria. Bene, cominciamo nel chiamare colei che tutto decide e tutto crea, la nostra madre natura. Madre, insomma, non ci sono parole per descrivere la sua bellezza. Ma lei lo sa che Madre Natura parla un linguaggio diverso dal nostro? Che lingua parla? Esatto, proprio questo. Ah. Esatto, bravissimo. Bellissima lingua quella di Madre Natura. Insomma, diciamo che oggi è una giornata di sorprese, veramente, una dopo l'altra. E Madre Natura è la prima fra queste. Siamo nella giungla, insomma, un simbolo che lo rappresenta. Lo dovevamo avere per forza. Tra queste sorprese c'è anche ovviamente il ritorno della cucina di Maria Rosaria. Fa, questi non hanno capito che io non voglio venire a ballare. Oh, Frances, sono in ritardo, devo andare a ballare. Io non ci vengo finché che Giorgina non mi fa il panino col brussel, io non ci vengo. Insomma, fatevi fare un panino col brussel, se no non potete ballare. E oggi dovete ballare, perché fra queste sorprese, rimanga tra noi,
ci sono 17 suore provenienti dal convento di Santa Maria degli Angeli, che hanno ballato persino per il Papa. Però lo scoprirete vivendo. Bene, allora cominciamo subito con la prima esibizione della prima elementare di ballo. Prego, possono salire i bimbi di prima elementare. Serve un'idea continentale, vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io il cellulare, non trovo l'asso da giocare. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei con te la luna se ci avessi un po' di sole per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. Un'idea più del pane, vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare. Siamo un incrocio fondamentale e avrei bisogno di una chiave, ma ormai ai ai lo sai che sei un proiettile nel cuore. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei con te la luna se ci avessi un po' di sole per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. Bravi! Che bravi, veramente stupendi, bravissimi, complimenti. Veramente, adesso visto che siete stati tanto bravi vi faccio pure le domande.
Allora, cominciamo. Ele, io non posso non domandare a te. Dai, di il tuo nome a chi non conosce. Scusate, non stava acceso. Eleonora. Brava, un applauso ad Eleonora. Allora, Ele, tu che sei speciale, ti faccio due domande. Numero uno, chi è il tuo animatore preferito? Tra quali, diciamo? Un animatore preferito. Ginevra. Proprio io. Io, Ginevra, piacere. Poi, altra cosa, il tuo laboratorio preferito? Ballo. Proprio io lo facevo. Bene, vediamo, chi facciamo la domanda qui in mezzo? Riccardo, come ti chiami? Riccardo. Ah, non l'avrei mai detto. Allora, sentiamo. Il tuo gioco preferito? Poi? Un altro? Ah, bravissimo. Un altro ancora? Ma che belli questi giochi. Ma... il gioco del silenzio. Il tuo animatore preferito? Una domanda semplice. Michelangelo. Michelangelo. Ah, lui. Dove sta Michelangelo? Eccolo, Michelangelo. Ah, perfetto. Perfetto, grazie. Bene, potete quindi andare. Un potete applauso scendere. Ai bambini. Uno più bello dell'altro. Comunque, Madre Natura teneva ci teneva ad avvisarvi che purtroppo avevo un caso da risolvere in Olanda. Non si sa che cosa, però doveva andare. Diciamo che Madre Natura è dappertutto e da nessuna parte. Però proprio per questo adesso chiamiamo i migliori bambini di tutto l'oratorio. Quelli che ci hanno tediati per 4 settimane, che non ci hanno dato un momento di tregua. I bimbi di seconda e terza elementare che canteranno... Ah, solo seconda, scusate. Che canteranno Italo Disco. Un applauso! Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima del complet, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no, con tatuaggio da rifare, perché non mi piace più, oltre l'ansia che mi sale. Presto che non resisto, Italo Disco, scusa se insisto, questa notte è quello che preferisco, un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Io sto distratta e tu sei seria. Quando entro ai pensieri suoi, forse sì, forse no, mi parte il basso di righiera. Se vado incontro agli occhi tuoi, oi, 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 la cosa che mi fa arrabbiare quando non rispondi più, ho molto l'ansia che mi sale, che mi sale. Io mi fido più di te che di me, che te ne che dice. Che non resisto, Italo Disco, scusa se insisto, questa notte è quella.
disco. Questa non è in pizza, questi nel marco e a cassa dritta. Bravissimi, veramente. Come sono stati? Non ci sono parole, veramente. Senza beh, parole. Grazie, Gesù, grazie. Beh, adesso allora io lo chiedo a Ruggero, perché c'è stato un po' di, come dire, dissidio tra me e Ruggero, quindi vedi di rispondere bene alla domanda, mi raccomando. Ok. Non ti succede niente. Chi è il tuo animatore preferito? Enzo. Un applauso, dal cuore l'ha detto. Ma siamo proprio veramente sicuri. Pure il mio. Pure quello di Cosimo, che bravi. Matti, poverino, era stato coperto. Matti, che vuoi dire? Nulla, non vuole dire niente, però un applauso a Matti, il molto bravo. Il silenzio degli innocenti. Il silenzio vale mille parole. Bene, una domanda seria adesso. Ferdi. Ti toccava a te. Chi preferisci tra le sgridate di Maria Rosaria e le sgridate di Enzo? Veramente, grazie. Bravo. Grazie. E senza parole anche lui. Abbiamo un... facciamo le magie noi. Beh, io direi che... sì. Adesso... prego, possiamo andare avanti, prego. Potete scendere, un applauso! Uno più bello dell'altro, questi bambini, veramente. Carola, io ti tengo d'occhio, state attenta. La cattiva. Bene, io direi di andare avanti con l'esibizione di musical della prima elementare con Aspettando l'estate. Un applauso. C'è anche Elsa. Piano. A volte amo chiudere gli occhi e immaginare come sarebbe se venisse l'estate. Basta che l'ape svolazzi accanto a me ed io ricordo in un attimo quel che amo. Un drink? Lo vorrei! Magari anch'io mi abbronzerei. Penso all'estate perché la amo. Le onde, il mare, la marea, e poi caldo a volontà. Se il sole si incontra col ghiaccio freddo, chissà che fa. E lo sai, credo che guarderebbero tutti me. Il mio sex appeal dà il meglio di sé d'estate. Da-du, a-ba-ba-ba-ba-bu. Uniamo il freddo ed il caldo intenso, ecco un'idea che ha davvero senso. Ra da 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 da. Sono in estate, il mio cuore si scalda, la gioia che provo pensandoci è enorme. È questo il sogno che mi piace da morire.
ti rilassa e poi ti aiuta un po' se vuoi sbollire. Sole caldo su di noi, ci sareste anche voi. Un'estate da re, da vivere in tre, insieme. Io glielo dico. Non ci provare. Insieme. Bravi. Facevano le capriole mentre... Ehi, ehi, dove scappate? Ehi, scappate già voi? Avete paura? Beh, una domanda la devo fare a Jacopo. Ti sei fatto male? Bravo. È svenuto prima per l'emozione, poverino, sulle scale. Non è vero. Non è vero, scusa. Non lo dico invece più. Invece io voglio fare una domanda ad Elsa, ma... Tu spari davvero il ghiaccio? No. No? E non è manco Elsa, tu non è Elsa. No, cavolo, no. In realtà non può rivelare il suo segreto a tutti. Scusatela, però è un po' timida. Bene, un applauso ai bambini. Se vuoi mangiare tutto senza mangiare niente, ti vai a rosare, sarai dipendente. Un solo panino e un calabraccio da gustare insieme a Coca-Cola e col ghiaccio. Oggi, per un'altra volta, per il terzo anno consecutivo, è qui a cantare Marco Bombini. Un applauso per Marco. Metà di una bugia non fa la verità. Quindi nonostante tutto non potrò più amarti. E mi prendevo in giro. Non avevi tutta la vita davanti. Lo capivo. La metà di ciò che penso non l'ho scelto solo io. Perché credere di amarti non sia abbassarmi. E anche stringendoci o parlandone e negandolo, ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solo e solamente io. Ripenserai ancora a quanto il niente tuo per me fu tutto e per sempre perso un pezzo di me. E lo sai, se sono stato troppo buono, ma te stando ormai non posso più. Tutto quello che ho sbagliato lo sapevo a te io.
non sono mai arrivato a sentirmi così tanto inutile. E in tempi avversi di salvar la vita tante volte non ti accorgessi. Ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solo e solamente io. Ripenserai ancora a quanto niente di tuo per me fu tutto e per sempre ho perso un pezzo di me. E lo sai, se sono stato troppo buono, ma che stando ormai non posso più. È vero, è complicato odiarti, nessuno al mondo può negarlo, tante meno baci. È vero, è complicato amarmi, né io né te non ci riusciamo, io da sempre, tu per niente. Ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solo e solamente io. Ripenserai ancora a quando niente tu per me fu tutto e per sempre ho perso un pezzo di me. E lo sai che sono stato troppo buono, ma che stanco ormai non posso più. San Fernando! Grazie, 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 grazie. Va bene, un applauso alla scorta al maresciallo. Grazie mille, grazie, ciao! Ciao Marco, ciao. Attenti, non fatelo morire, mi raccomando. Bene. Bene, ora che il nostro cantante ci lascia, vogliamo chiamare sul palco la l'altra nostra velina. Prego, Sofia. Un grandissimo applauso per questa velina. Vogliamo insomma dire che bellezza e intelligenza erano un poco carenti, quindi abbiamo scelto lei. Diciamo che il budget l'aveva rubato tutto quanto madre natura. Esatto. Poi si aspettava tra l'altro anche una canzone più seria, però per Sofia. Abbiamo questa. Però lei parla, lei non parla. Attenzione. Il linguaggio della natura. Un applauso. Grazie. Lei è comprensibile. Bene, Sofia, vuoi dire qualcosa al nostro pubblico? Niente, sono molto perfetto, felice. Grazie Sofia. Vuoi presentare adesso il prossimo ballo? Adesso si esibiranno la seconda e la terza elementare con Mamma Mi. Grazie. Impeccabile. Grazie, grazie. Thank you.
scandalo. Ti muovi così. Non posso lasciarti sola. È un amore che ritorna. Sarà un insieme di cose, ma va bene anche stavolta. Parli sotto le lenzuola. Non voglio sapere l'ora. Farlo per tutta la notte senza avere una risposta. Prima come fai? Scendi su ma per te. Tu scrivi su una maminga. Pugare ma mori. Ma si duossa. Come non può farni. Voglio stare solo. L'aria del mare scappiamo via di qua. E canto una canzone d'amore sotto il cielo blu. E dopo ti dirò mamma mia, mamma mia. Vado fuori quando ti muovi così. Sei strana però te mi piace balli nel locale. O sai che sto no non fa con me. Ma tu non lo puoi sapere. Fai così solo perché. O ti piace si fa male andare. Saliamo in macchina. Se ci sei tu non sai quanto caldo fa. E canto una canzone d'amore sotto il cielo blu. E dopo ti dirò mamma mia. Vado fuori quando ti muovi così. Mamma mia. Mi rubi il cuore sì ma tanto se la vi. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mi rubi il cuore sì ma tanto se la vi. Bravissimi, bravissimi. Le scale hanno fatto una seconda vittima. Questa volta più evidente. Cristian. Che è successo? Cristian, che è successo? Niente. Niente, sei caduto. Ah, sono inciampato. Te ne sei scordato già. Vabbè. Vabbè. Vuoi dire qualcosa al pubblico che ci guarda? Un saluto particolare a qualcuno, non lo so. No. Un saluto a Don Mimmo. Me l'ha detto all'orecchio. Ora vogliamo fare una domanda a qualcuno, tipo a Giuseppe Antonio. Com'è stata questa esperienza al tuo Crest? Ah, okay. Bella. Vai. Wow, quante parole. Aspetta. Altro? Aspetta. Un animatore che hai preferito? Non saprei. Gli piacciono tutti perché siamo spettacolari. Va bene. Veramente bravissimi. Potete andare, un applauso. Adesso, visto che comunque a noi ci piace rimanere nel comfort, continuiamo le esibizioni con i bambini di seconda elementare. Un applauso al gruppo di seconda elementare che si esibirà con la canzone Passeggiando con Mary per il musical. Quella sagoma, la riconosco. Tu sei Mary Poppins. Che piacere rivederti, Bert. Questi sono Jen e Mike, forse già li conosci. Mary Poppins ti sta accompagnando al parco. Al parco? Impossibile! Quando siete con Mary andate in tutti i posti che nemmeno potete sognare. Io non so di che cosa tu stia parlando. Ma dai, che ti dice una bella gita in barca? Oppure un fantastico paesaggio inglese. Per favore, Mary Poppins, ci puoi portare? Ma un bel posto non ti piace? E va bene. 1, 2, 3. Dove stai il kamikaze?
Guarda che splendido dì, la primavera è già qui, lassù vorrei volare. Via, Bert, niente pazzie, per favore. Magico è l'odore dei prati in fiore, tutto azzurro è il cielo. Oh, com'è bello passeggiar con Mary, Mary ti sarà allegrar. Sei cambiato affatto. Anche quando è un giorno dei più neri, Mary il sole fa spuntare. Oh, andiamo. È tanto bello passeggiarle accanto, che non puoi fare a meno di cantare. Se Mary accanto a te ti senti un re, il cuor ti batte in petto e fa bang bang. Sei proprio svitato. Com'è bello passeggiar con Mary, un suo sorriso il sole fa spuntare. Oh, com'è bello passeggiar con Mary. Anche quando è un giorno dei più neri, muore il sole fa spuntare. È tanto bello passeggiarle accanto, che non puoi fare a meno di grugnir. Se Mary accanto a te ti senti un re, il cuor ti batte in petto e fa ben, ben. Come bello passeggiar con Mary, un suo sorriso il sole fa spuntare. Ecco in testa il numero 9, a seguire il numero 2 e 7. Ma, ehi, aspetta un momento, quella è Mary Poppins. Ed eccola con un sorpasso, Mary Poppins vince la corsa. No. Un attimo. Supercalifragilistic e spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilistic e spiralidoso. Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare, mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimare. Finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò, rimase così male che il meglio ci ritrovò. Oh, supercalifragilistico e spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilistico e spiralidoso. Il mondo è sempre ovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà. Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè. Supercalifragilistico e spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Supercalifragilistico e spiralidoso. Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali rebus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi? Senza dubbio. Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare. Per esempio? Sì? L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa. Supercalifragilistico e spiralidoso. Supercalifragilistico e spiralidoso. Supercalifragilistico e spiralidoso. Supercalifragilistico e spiralidoso. Beh,
veramente che bravi questi ragazzi, un altro clamoroso applauso, veramente siete stati bravissimi. Bene, vediamo a chi fare un poco di domande. Christian, come ti chiami? Christian. Ok, come fai di cognome? Ricco. Quando sei nato? Il 10 marzo. Del? 2015. Colore preferito? Blu. Gioco preferito? FIFA. Okay, perfetto. Ora voglio fare una domanda a Daniel. Ciao Daniel. Ciao. Ecco qua, c'è già la mamma che ride. Io l'ho fatta apposta. Io non mi sono dimenticato quello che mi hai fatto in seconda media. Ok? Non l'ho scordato. Allora, voi doveste sapere che quella signora cattiva ci bruciò a tutto quanto l'istituto un giorno di vacanze. Che hai da dire su questa condotta di tua madre? Che ha fatto bene. Ha fatto bene. Vabbè, dopo questa non ci sono parole. Prego. Andate, un applauso. Vi assicuro che questa attesa non è stata vana. Infatti, dopo il grande Marco Bombini, siamo arrivati al secondo momento clou della serata. Veramente. Noi ragazzi vorremmo adesso raccontarvi una piccola storiella. Questa storiella è ambientata in Calabria. Sì, perché di solito tutte le storie sono ambientate ai paesi nordici. Ma noi crediamo fermamente che il sud celi, sotto sotto, dei territori mozzafiato. Bene, ma abbiamo detto questo su questi, così non si offendono sti terroni. Musica, maestro! C'era una volta in un calabro villaggio un vecchio re che viveva un gran disagio. Figlio mio, tuo padre se te spera! C'hai 40 anni e non hai mughiera! Papino Beddu, non punirmi ca' frusta, non trovai a chita giusta. E allora il vecchio re pensò che al suo castello, per tutte le fanciulle, avrebbe dato un ballo. E tra me le femmine, de cutro, de vibo e de riace, ca più trovi sti più ca tu piace. Femmine calabre de tutto il regno, il re vi dona un sogno. Al gran ballo tutte v'aspetta, ma raccomando a Ceretta. Intanto, al tepor di un fuoco, con un'umile veste, sognava l'amore il candido Oreste. Immagino che bello se andavo a quel castello, ma una come me non va invitata
E poi non sto manco depilata. Ma poi, da una nuvola argentata, apparve sulla via la dolce fata. Sono Fiorenza, la fata de Cosenza. Vengo dai cieli, porto carrozze e tolgo peli. Wow! Così liscia, io mai vista. Ma sei una fata o un estetista? Faccia fata, senti. Mo tu vai al ballo, sì. Ma ai 12 sereteramo. No, che te ne crescono i pili e o pomo d'Adamo. Sì. Ma il principe al gran ballo era mesto ed avvilito. Nemmeno una fanciulla al cor l'avea colpito. Quando ecco all'improvviso d'un bel color ambrato gli apparve un dolce viso e cadde innamorato. Come ti chiami tu, anima gentile? Sores do Brasil. Balliamo? Sarebbe un valzer. E a me mi piace la samba. Danzarono leggeri, su petali di rose, e tutte le fanciulle guardavano invidiose. Amore travolgente, amore per di fiato, ma Oreste poi si accorse che il tempo era volato. Oh, principe mio amato, meglio che io vado. Sono le 11:58 e non so che accade sotto. Stumbatos come figlio. Il principe era triste, depresso addirittura. Ciò che di lei restava era solo una calzatura. Cercarono dappertutto, ogni strada, ogni viadotto, ma non trovarono una che calzava. 48! E che cacchio, figlio mio? Vuoi vedere che la scarpa era tu cocchiere? È la mia, è la mia! Dolce amore, finalmente tu ritorni. Vado zoppa da 3 giorni, damma scarpa, da. Ma nel vedere questa scena, che i suoi occhi era follia, il re sentì nel cor un tantin d'omofobia. Ma te sei rincoglionito! C'ho un figlio pervertito! Ma veramente come sposa, ne porti a chi sta cosa? Chi sta cosa? Come ti permetti, rindignato? Non resti il col del principe a una tal rivelazione, tant'è che disperato prese questa decisione. Tate, Oreste, è finita, io m'ammazzo. È finita, mi ammazzo solamente perché c'ho... E grazie a tutti per questo mitico sketch. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard. Vuoi mangiare, da Giacinto devi andare, non solo quello che troverai, ma tutto quello che vorrai. Se non ti fidi, vieni a provare, vedrai quante cose da sgranocchiare. Questo è un video reduce della terza serata animatori.
E per parlare di questa serata voglio un attimo l'intervento di Luciana. No, Luciana, vieni. Tu tranquilla, non ti preoccupare. Mi passate un microfono, per favore. Luciana. Un microfono. Il ritorno. Bene, Luciana. Eccola, allora, la nostra. Siamo qua. Madre Natura. Buonasera. Madre Natura. Appena parla. Ha riacquistato la parola. Allora è vero, non è solo un miraggio. Allora, Madre Natura. Volevamo chiederle una domanda su questa fatidica terza serata animatori. È stata una fatica immensa. Ma che cosa ti hanno fatto fare? A correre, a trovare indizi che non trovavamo. Infatti ci siamo sgolati. Cioè, ma pensate un po' che pazzi. Trovare indizi nascosti che non si trovavano. Eh già. Ma perché avevano nascosti troppo su tutto lo stradone? Sì, tutto. Ma poi, tutto. Quanti panini ti hanno dato alla fine? Due. Due? Due. E tu quanti ne volevi? Bastavano due già. Bastavano? Sì, sì. Okay. Meno... Ma con il ketchup e la maionese? Eh sì. Meno male. Un applauso a Luciana. Grazie. A Madre Natura. Madre Natura. Bene. Ed ora, visto che il budget quest'anno è altissimo, chiamiamo la terza velina. La carissima Francesca Saracino. Un applauso. Senza musica, lei è triste. Si completa da sola già, Francesca, non c'è bisogno della musica in più. Qua il budget andava sempre più a diminuire, esatto. Piano piano. Però vogliamo dire una cosa. Prima era carente la bellezza e l'intelligenza, invece adesso si sono nettamente alzati. Sì, rispetto a Sofia, sì, dai. Molto. Prego. Carissima. È arrivato il momento della sesta esibizione con Sexy Magica Le Midie. Comunque la nona. Però fa niente. L'hai letta. Prego. Buonasera. Persi dentro un grande vortice, sciogli il ghiaccio come Antartide, e la luce mi sfiora, e la notte ancora lunga per noi. Non lo vedi che vorrei da te la luna in questo club, riflessi al neon, e dentro questa musica DJ metti l'ultima, sento come volessi correre via. Yeah.
magica. Sexy, amore, magica. Bravissimi. Qua più andiamo avanti più peggiorano le cose. Beh, chissà chi farò la domanda. Ma tu sei? Nicole. Io non la conosco. Tu sei? Nicole. Cognome? Fortunato. Come a me. Che caso. Ma perché? Sono tua sorella. Ma davvero? No, per finta. Flavia, tu che ne pensi? Non pensi, senza parole. Vabbè, facciamo la domanda a Mariangela. Mariangela, allora, tu hai fatto tante cose questo Crest, vero? La tua cosa preferita? Quando abbiamo fatto lo scherzo ad Enzo, che l'abbiamo bagnato di brutto quando non si doveva bagnare. Un mero ricordo. Vabbè, diciamo che le sono cadute due gocce d'acqua dal cielo, ha piovuto un po', però si è bagnato di brutto. Un applauso, dai. Però io qui vedo un'infiltrata. Io non ti ho mai visto. Ma come ti chiami? Barbara. Cognome? Borgoglione. Il tuo colore preferito? Rosso. Tuo animatore preferito? Enzo Fortuna. Io. Io chi? Barbara Borgoglione. È un'animatrice. Sì. Ma davvero? Sì. Tu pensa. Vabbè, un applauso, bravi ragazzi. Bene, andiamo avanti. Adesso saliranno i nostri ragazzi di quarta e quinta elementare con canto e porteranno tutta gold. Un grande applauso. Ti ricorderai quei giorni in tenda, quella nulla, fumando fino all'alba non cambierà. E non cambierà, fuoco in uomini, la testa in nulla, soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime. Abbastanza, ne sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere. 5 cellulari nella tua gold, baby, non richiamerò. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi passerà, mi guarderò, i cileni ripieni di zucchero. Cambio il numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Fuori di me le ho prese.
ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore. Perché se papà mi richiederà di cambiare cognome, ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi passerò, mi perderò, i gilene ripieni di zucchero. Cambio numero, cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Cinque cellulari nella tuta gold, cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Aspettate che ci faccio una foto. Mamma mia, che bravi, il gruppo che ha dato più soddisfazioni. Veramente. Ma voglio fare una domanda, ma chi è il vostro animatore di canto? No, perché è veramente bravissimo, cioè... Chi, io? Ah, grazie. Mi state dicendo che sono bravo? Come no? Intanto questo nuovo palco continua a mietere vittime. Gioele, che è successo al tuo piede? Se n'è tolta la scarpa. Si è tolta la scarpa. Cioè, Jacopo di prima cade. Ed è il bambino di prima. Seconda e terza, che è caduto Christian. Quarta e quinta, cadi tu. Di prima media, chi deve cadere? Tua sorella? Sì. Ok, si deve fare male. Un po'. Vabbè, giusto quello che fa ridere. Nicola, io ti devo fare una domanda. Vuoi rispondere già? Va bene. Vai, di la tua risposta secondo te. Non vengo al campo scuola. Non viene al campo scuola. Questo bambino, non so perché, ma c'ha un odio represso verso il nostro campo scuola. Cioè, noi non andiamo a seppellire i morti. È una cosa bella, però... No. Non vuole, vabbè. Un applauso a Nicola. Dimmi, Luca. Questo microfono è commosso, guarda. Bravo. Sembra una gamba. Ok. Bene, andate, grazie, possiamo scendere. Un applauso. E dopo questa lunga e interminabile discesa, andiamo avanti con la nostra scaletta. Adesso si esibiranno i ragazzi delle medie con il musical di Mulan, Farò di te un uomo. Prego. Sempre pronti a tutto.
davvero non ne posso più. Non ci lascerò le penne. Oh, ma che schifo, l'urgitastico. Così li distruggerà. Spero che non se ne accorga. Di mutare non sarò capace mai. E sarai veloce come veloce il vento. E sarai un uomo vero senza timori. E sarai potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. Ma senza voi, quindi va, non servi più. L'uomo che cerco io, non sei tu. E sarai veloce come veloce il vento. E sarai un uomo vero senza timore. E sarai sarai un uomo vero senza timore. Sarai potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. Veramente che potenza. Wow. Un altro inchino non lo vogliamo fare? Prego. Allora, prima... piano che... prima ho visto dei ragazzi fare delle flessioni. Mi alzate la mano, chi è che l'aveva fatta? Vogliamo fare ad una gara velocissima chi ne fa di più? 3, 2, senza il maestro. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3... Beh, penso che abbia vinto Nicola con tanto a poco rispetto agli altri. No, basta Nicola, basta. Bene, io volevo fare una piccola intervista al maestro per sapere l'allenamento che faceva fare a questi ragazzi. Cioè... è stato un allenamento molto duro, basato sugli allenamenti attuali, quali tibiate e delle gomme per rinforzare la tibia. 100 piegamenti ogni volta disobbedissero al maestro. Ah. Esatto, perché lui è il più cattivo. Infatti non ne sa fare manco uno. Perché a posto di cendere faceva uno e finito. Perfetto, grazie. Direi che potete scendere. Vai, scendi, scendi. Dalle il pane e fa la muta, per cortesia. Tu te mangiare panino, te lo muore, macamaca, sta ne, macamaca, mangia buona panino. Stop! Se qualcosa di buono vuoi degustare, dal nostro giacinto devi andare. E i tuoi panini speciali devi assaporare. Andiamo avanti con il prossimo intermezzo. Prego, facciamo salire il nostro prete. Ehi, quante suore? Ed ora, direttamente dal convento di Santa Maria degli Angeli a Filadelfia, il coro di suore che è riuscito persino a ballare dinanzi al Papa si sta per esibire di nuovo davanti al sommo parroco universale Don Mimmo! Sì.
benediziamo a tutti quanti. Suore, dove scappate? Ma avete fatto sgolare per 3 serate consecutive e volete fuggire dalle mie grinfie? No. No. Beh, prima persona che andiamo a tediare oggi. A me, per favore, ho bisogno di una grazia. Sì, allora. Dolores. Sì, proprio tu, vieni. Una grazia veloce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito di squadra. Amen. Amen. Una grazia a questo fanciullo, lei la volevamo dare? Grazie, no. Okay. Grazie. Beh, in verità Dolores vorrebbe una grazia a lei, perché oggi, nonostante la febbre che mi mischierà, nonostante la rabbia, nonostante tutto, cosa hai fatto? Il balletto. Il balletto, okay, brava! Brava! E l'ha fatto pure bene, al contrario di invece tutte e due, la Pina e la Santa Maria. Oggi, da ieri stavo dicendo, domani, ovvero oggi, venite alle 5, massimo 5 e mezza, perché alle 6 stanno i bambini. A che ora mai verranno? 5 e 5? 5 e un quarto? 5 e mezza? Posso indovinare? Sì. Secondo me sono venuti alle 6. Esattamente. Sono arrivati prima i bambini. Un applauso. Ma veramente. Io non andrei tanto fiero però. Cosa volete dire? Per prepararci meglio per il balletto. Noi abbiamo fatto tardi perché in verità... Non è vero, stava facendo la valigia. Posso dire una cosa? Ci siamo esercitate tantissime volte. Posso dire una cosa? In verità non stavo facendo neanche la valigia. Non stavo facendo niente. Grazie, grazie. Mi vuoi fare un altro salto tu di quelli che hai fatto prima? Che sono stati veramente magnifici. Wow. Un applauso alle suore. Meglio se tornate nella vostra parrocchia, qui non vi vogliamo. Wow, grazie. Questa è una Coca-Cola. Contiene acqua, sali minerali, caffeina e anche tante, tantissime energie. Anche tu fai sport come me? Prendi questa Coca-Cola, ti farà riacquistare le energie e ti farà diventare Superman. Vorrei diventare pure io Superman, ma è un poco impossibile. Lo vorremmo tutti, ma potete comprando un bel panino da Maria Rosaria. Sottolineiamolo anche da Giacinto che rostisce. Da Giacinto, dai. Un po' anche lui lo fa. Da Giacomo. Da Giacomo. Bene, andiamo avanti. Chiamiamo la nostra prossima velina. Siamo passate da Madre Natura a Carenza di Bellezza e Intelligenza. Poi siamo risaliti e ora siamo scesi nelle profondità. Questo è proprio... Proprio negli abissi. Sotto zero. Prego, Letizia. Cioè, ma tipo chi l'ha invitata a questa? Io. Noi. Maledetto il giorno. Buonasera. Si è fatto un po' male. Buonasera. Buonasera. Poi dovete sapere che, visto che il budget, come ho già detto, era calato già da quando abbiamo chiamato Madre Natura, Letizia non è altro che un rimpiazzo, perché qui al suo posto, ahimè non c'è, ma doveva esserci la grande Grazia Gaudino, che, un applauso, che purtroppo si è fatta male e non è potuta venire. Le inviamo una benedizione che guarisca più presto dalle suore che stanno qui sotto e andiamo avanti, prego. Allora adesso si esibiranno i bambini di quarta elementare con Che Pasa. Brava Letizia, non sai fare niente. Aspetta. Thank you.
vado, mamma non mamma, questo fine settimana non mi sparire, dobbiamo uscire. La selezione all'entrata, fuori da casa, come te chiama, stressa a dormire, si fa per dire. Ma se volano tutti tranne te, hai preso la mira con gli occhi, come cecchini sui tetti. Ma se volano tutti tranne me, e mi sento un problema, solo per questa sera. Mi punti le mani a pistola e mi fai ora che passa, non è tempo di tornare a casa. Ah, ah, mi punti le mani a pistola e mi fai ora che passa, bella giornata come il Caracas. Ah, ah. Avere paura, ti amo come il maldito di nero, e se il futuro è vestito di nero è perché gioventù non parlo italiano, tuo padre ci guardi da strano, c'è una cosa a cui non può dire stop, che stasera se vuoi mi punti le mani a pistola e mi fai ora che passa, non è tempo di tornare a casa. Preso la mira con gli occhi, come un professore tra i banchi. Ma se ballano tutti tranne me, e mi sento un problema, solo per questa sera. Mi punti le mani a pistola e mi fai ora che passa, non è tempo di tornare a casa. Permesso. Tanto traffico. Veramente, con queste bandane sembrano dei pirati. Bene. Arr. Ma siete cioè sono dei pirati. Sono dei pirati. Siete dei pirati? Sì. Sì. Forse. E allora perché invece del titolo di Just Jungle mettevano uno del marino? Beh, non si sa, magari l'anno prossimo. Beh, a chi devo domandare? No, non agli stessi di prima. Io direi di andare un poco giù dalle donzelle. È vero. Aspettate, chiamiamo la top 1 donzella. Ma c'è un'altra donzella lì in mezzo. Donzella. Ciao Occhio. Che bella. Che ridere io. Che ridere, sì. Che hai da dire? Niente. Niente? Perché hai fatto? Vabbè, fa niente. Chi vuole parlare? Ah, Lucia. Sì, ti tocca. Ti è andata bene. Ilenia, carissima. Loro erano la mia classe a catechismo. Che bravi che erano, da morire. È un po' tantissimo. Tantissimo, vero? Sì, tantissimo. Sì. Vabbè, che hai da dire? Un pensierino sulla serata. Una serata bellissima. Ti stai divertendo? Tanto. Tanto? Meno male, dai, meno male. Tu ti stai divertendo? Sì. Beh, anche lei. Un applauso. Prego, potete andare. Ciao Marco. Un bacio. Che bravo Marco. Ma io non vedo più il maresciallo qui in mezzo. No, no, il maresciallo è lì. Ah, è bello, eccolo. Vivo. Ciao. Vabbè, è arrivato il momento di introdurre un'altra classe. Non ce la facciamo più, non vogliamo più presentarle. Le medie, veramente, perché vengono ogni anno? Sono una iuria. Teneteveli a casa, per favore. Mamma mia. Però devono esibirsi anche loro, purtroppo.
ed è il turno di farli cantare. Penso un po' te che ne uscirà. Io direi di tapparci le orecchie già da ora per precauzione. Prego. Bene. Ecco qua il gruppo che canta Felicità di Albano. Per mano andare lontano, la felicità e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità è un fuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e fa e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità e abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità, felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quando mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la vostra canzone, l'amore che fa, come di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Felicità, felicità, è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la radicità, è una mano sul cuore piena d'amore, da felicità, e aspettare l'aurora per farla ancora, la felicità, felicità, senti nell'aria c'è già la nostra canzone. Veramente bravissimi, apriamo, apriamo tantissime virgolette per questo bravissimi. Quando si dice l'allieva ha superato il maestro, beh, qui non c'entra proprio niente, ecco, perché voglio dire una cosa, queste tre come stanno? Mi hanno fatto non sgolare di più, perché da un orecchio gli entrava la canzone e dall'altro usciva. Sì. Mentre per tutti gli altri posso dire che si sono veramente impegnati, sì, a confronto vostro. Certo. Al massimo. Al massimo. Certo, vabbè, certo, tranne, certo, tranne loro, certo, tre. Certo. Non ci hai fatto andare al campo. Ah, finalmente un poco di ordine e di regole in questo Grest. Prego. Bravissimi, potete andare. Ciao. Felicità.
Bene, e adesso possiamo dire che siamo quasi arrivati alla fine della serata. Finalmente direi. Come ultima esibizione salgono i nostri ragazzi di quarta e quinta elementare con la loro scenetta di musical di Encanto con Non si nomina Bruno. Prego. Per rivelare il suo talento super epico. Tu non hai un talento. E beh. Mirabel, consegna speciale. Visto che lei non ha nessun talento in questa famiglia, le volevo dare questa consegna. Spero che... ti ricordo di fare gli auguri ad Antonio, visto che stasera è la sua festa. Spero che non andrà a finire come l'ultima festa, come la tua. Io, a posto tuo, sarei molto triste. Beh, io non lo sono. Talento o non talento, sono sempre speciale come tutta la mia famiglia. Forse il tuo talento è negare la realtà. I posti. Grazie. Luca! Non si nomina Bruno, no, 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 non si nomina Bruno. Ma era un bel giorno, era un bel giorno, stavo per sposarmi e non c'erano nuvole, sai. No, non ce n'erano, sai. Bruno arrivò sogghignando un po' tuono. Racconta la tua, allora dai. Mi spiace, mia vita, lo so. Disse, sembra piovere. Aveva in testa ed un ciclone scoppiò in me. Ombrello nella tempesta. Matrimonio e grandine. Manco allegria, ma tuttavia. Non si nomina Bruno, no, no, no. Non si nomina Bruno. Tanto tempo fa ho iniziato ad agitarmi. Il suo buffo chiare mi portava a preoccuparmi. Allo stesso suono della sabbia. Come vuoi, nulla può più deludermi ormai.
più forte ciò che ami e sogni lo avrà. Oggi Mariano è qui con me. Se ami che avrei amato un uomo, ma non ricambiata per colpa di un'altra. Lo sento ancora, sorella. Se vuoi dire altro, non sai come fosse qui. Bruno, se ripenso a Bruno, ti accade se fai il nome Bruno? Ditemi ciò che non so su Bruno. Magnifici, veramente bravissimi, sorprendenti. Ehi, cioè, dove scappate? Siete gli ultimi ad esibirvi. Mica ve ne andrete e giù, rimanete qua. Bene. Allora, facciamo un po' di domande. Ciao Luca, te Gregory, sei Gregory, vero? Me lo ricordo che sono bravo. Allora, una cosa che ti è piaciuta del Grass e una cosa che non ti è piaciuta proprio. Allora, storia con gli animatori. La cosa brutta a andarsene era il Grass. Andarsene, ma tu che bravo, mo piango. Ma siete felici mo che piango. È finito il Grass? No! Come no, non vi siete stancati? Per noi è bello. Per noi è bello che è finito parecchio. Scherziamo. Beh, Giorgia, tu che mi vuoi dire? Vuoi dirmi qualcosa? Che questo Grass è stato bellissimo. È stato stupendo. Fino a settembre. Se tu vieni al campo a scuola dura di più. No, è stato anche bello perché ho dato fastidio quando venivamo nel campo. Ho dato fastidio sempre ad Antonella. Mannaggia, Sandra la devono fare. Deve durare. Durare? Fino all'anno prossimo. Va bene. Il prossimo anno Grass continuato. Certo. Io non vedo l'ora che arrivi il campo a scuola che devo dare fastidio a Grazia. A Grazia, poverina. Beh, però almeno vino al campo allora, a scuola. A me una cosa che mi è piaciuta. Certo. È stata nel mio gruppo che praticamente Flavio e Angela ci sono baciati. Non si dice. No. Non si dice. Ragazzi, ma questi sono segreti intimi, non si dicono. Vabbè. No, Luca. Prego, potete andare. Scendete. Dopo questo. Occhio, Enzo la maglia, occhio. Bene. Ciao. Bene. Siamo così arrivati all'ultimo momento del Grass. Al fatidico momento della serata finale. Ah. Bene, cominciamo così la premiazione della serata finale. Cominciamo il primo premio. Il premio Lupo Alberto va a Luca Zizza e Donato di terza elementare. Venite. Che bravi. Eccoli qui. Loro sono stati i compratori più affamati di Lupo Alberto. Se ne comprano 25 al giorno. Non so da dove li andavano a trovare i soldi. È un piccolo sondaggio. Quante blu ne avete trovato? Tante. Ma tante. Tante. Bene, dovete sapere. Allora... Dovete sapere che al Grass c'era una piccola regola per le Lupo Alberto. Infatti, chiunque trovava una Lupo Alberto blu poteva ritirarne un'altra totalmente gratis. E quindi, visto che a noi piace il gioco d'azzardo, proviamo a vedere se saranno fortunati. Siete pronti? 3, 2,
Uno. Oh. È blu. Tutte e due blu. Sono blu. Che caso. Oh, non è, naturalmente non è stato organizzato tutto per puro caso. È vero. Sei scioccato, non riesci a parlare. La vuoi ritirare l'altra gratis, vero? Sì. Non puoi. Perché la serata finale è finita il Crest. Però potete mangiare queste lupo Alberto. Buon appetito e tanti saluti. Bene. Devo dire una cosa. Nel mio gruppo si è creato un club di ragazze al quale oggi noi vorremmo premiare e si chiama il Pink Rosa Club. Venite. Prego. Venite. Un applauso. Allora. Vabbè. Le ragazze sono Erika Balducci, Giorgia Barile, Chiara Terlizzi, Chiara Bagnoli, Vittoria Barca, Cecilia Vivaldi, Francesca Parente, Nicole D'Assisti, Gioia D'Assisti, Denise Spina, Antonella Di Staso, Miriam Ferrara e Teresa Severino. E un infine, grande applauso. Appena arrivata la piccola Serena, appena giunta, quindi si è aggiunta da poco. Bene, allora una piccola domanda sul Pink Rosa Club. Quali erano le leggi per accedere all'interno di questo club, Gioia? Non lo so. Non te lo ricordi? Vittoria lo sa, scusa. Essere tutti rosa. Essere tutti rosa. Oh. Quindi se tu eri vestito di rosa, facevi parte del club. Altrimenti eri? Fuori. Eri fuori. Addirittura io volevo entrare nel club per pura curiosità. Ma avete fatto entrare? No. Però... Poi avete detto che ho le... Alcune volte ti abbiamo fatto entrare. Perché ho le labbra rosa. Quindi è un club un po'... Anche la pelle è rosa. Poi mi sono abbronzato e non mi hanno fatto più andare. Devo dire, queste regole zero pietà, cioè... Sì, infatti. Essere buoni, se sei cattivo non ti facciamo entrare. È vero. Brava. Bene, e quindi come premio per rimanere in tema, ovviamente daremo un fiocchettino rosa ad ognuno di voi. Ognuno. Sono un po' tante queste bambine. Un po' troppe. Oh, occhio. È caduto un chiocco, mannaggia. Fermo. L'abbiamo avuto tutte? Esatto. Oddio. Però dovete... ve lo dovete dividere. Ora te ne faccio fare un altro al Maria Rosa, ok? Dai. Un applauso a Vittoria che è rimasta senza premio, poverina. Ti pago un panino e ti do il fiocchetto. Dai, un applauso al Pink Rosa Club che grazie. Comunque rimane contenta e felice. Andate. Prego, potete scendere. Bene, ora vorremmo chiamare qui sul palco tre bambini speciali che ad ogni serata, tengo a specificare, animatori, sono sempre stati qui con noi a darci fastidio. Infatti vogliamo dare il premio Futuri Animatori a tre ragazzi: Cristian Ricco, Nicola Raserra e Luca Lopez. Prego. Stanno arrivando, eccoli. Sono molto felici, noi un po' meno. Nicola Raserra si è perso, eccolo. Eccolo, sta arrivando, Nicola. Sta arrivando, eccolo. Era andato al campo scuola. Beh, allora, voglio farmi un po' di domande. Certo, aspettiamo Nicola. È ovvio. Eccolo qui. Ci siamo? No. Perfetto. Eccolo, un applauso. Bene, facciamo un po' di domande a questi bambini. Ma voi da grandi vorreste fare gli animatori? Sì, certo. Come ci si sente a stare in mezzo agli animatori anche durante le serate? Bellissimi, ci divertiamo. Benissimo. Ed ora, giusto per un feedback, vorrei fare la stessa domanda a un animatore. Come ci si sente ad avere i bambini durante la serata animatori, Flavio? Ma per non essere volgare è una rottura e basta. È una rottura per non essere volgare, figuriamoci.
come premio non possiamo non dare delle maglie delle animatori. Maglie animatori. Dai, tieni. Siete andati di lusso. Prego. Siete andati di lusso. Bene. Bene, passiamo al prossimo premio. Il premio Le Tre Marie. Chi mai saranno? Che vogliamo far notare la fatidica foto con le quali le abbiamo riprese. Fantastica, perché loro non sapevano che ho messo la foto. Siete veramente fantastiche, tutte e tre, delle idee greche. Bene, allora, descriviamo un po' la vostra giornata tipo al Gres. Flavia, com'è la tua giornata tipo? Boh. Allora, ho fatto tre domande a Flavia, tre volte ha risposto boh. Allora, Carola. Carola. Dai, non lo so. Con il microfono di parlare. Arriviamo. Arrivano. In ritardo. Cioè, dalle 4 e mezza arrivano alle 5 e mezza. Arrivano alle 5 e mezza. Poi andiamo sopra che stanno facendo la catechesi, tra virgolette. Fanno la catechesi? Tra virgolette. La catechesi! Poi? Poi scendiamo presto. Scendono subito. Presto. Stiamo al bar. Stanno al bar. Mangiamo. Poi mangiano. Al bar. Aspetta, Flavia è viva. Giocare a biliardino. Ecco, la cosa più importante, giocare a biliardino. Stiamo sempre a biliardino. Poi scappiamo. Bene, io direi basta. Abbiamo capito la vostra giornata tipo. Giusto per capire la partecipazione di queste ragazze. Tra le sono 4 settimane, quindi in tutto 28 attività. Tra queste 28 attività che abbiamo fatto, una di catechesi. Non è mai. Io sì, l'ho fatta una. Quella, ovvero solo lei. Che uno doveva stare a occhi chiusi. Doveva stare ad occhi chiusi uno. Dovete chiedere a Fedele, non a noi. Esatto. Allora. Basta, può finire così. Andate. Andate. Prego, per favore. Bene, prossimo premio. Premio, attenzione, gavettoni, che lo dedichiamo ad Alessandra Forina. Un applauso. Cioè, veramente. Veramente, wow. Questa ragazza si dice che veniva al Gres di venerdì solamente per essere bagnata. Avevi il gusto a bagnarsi, come se a casa non avesse la doccia. In realtà è una storia molto più interessante. Certo. Perché ho appena finito di lavorare e mi hanno detto: venerdì ci sono i giochi d'acqua, portati un cambio. Allora io ho preso la sacca, un asciugamano, il costume, avevo il costume. Arrivo qui in oratorio. No, Alessandra, mi dispiace, però noi abbiamo già fatto i gavettoni. Però un'anima di buon cuore, grazie a Francesco Vania e Flavio Di Trani che mi hanno bagnato, hanno detto: non ti preoccupare, te lo facciamo noi. Non ci abbiamo il video, siamo un po' poveri in questo ambito. Il budget è finito per Madre Natura. Però per però te abbiamo la fascia. Una fascia. Wow, veramente. Adesso non te la togliere più, dormire con questa. Sì, farò anche i prossimi gavettoni alle colonie con questa fascia. Esatto. Perfetto. Adesso un premio a una persona che il fortunatamente premio più importante alla persona più importante. A tutte alle, e due, alle persone più importanti. E però il la premio fascia best una. A Maria Rosaria Carbonara e Laura Lo Sapio. Un grandissimo applauso. Bravo. Grazie a tutti, anche noi abbiamo dei premi da dare. Ma veramente? Ma davvero? Sì. Ma davvero? Indovina chi? Discorso, discorso, discorso. Vogliono il tuo discorso? Sono proprio senza parole. È senza questo parole. Premio proprio. Non me l'aspettavo. Bene, noi abbiamo premio animatore segreto, che proprio segreto non è, a Francesco Lopez. A me? Come mai? No, chissà. Ma chissà perché. Chissà perché. Diciamo che ha un amore incondizionato verso Maria Rosaria. Non andiamo a spifferare fatti. Oltre. Esatto. L'altro è il figlio che ogni mamma vorrebbe. Adenso. Ma stiamo scherzando? No, no, ragazzi, questo è uno scherzo, non è vero. Non è vero, tutto ragazzi. Toccato. Hanno invertito i premi, questo andava ad Enzo e questo andava a me. Oh.
il premio Mimì e Cocò alle mie gemelle Letizia e Francesca. Madonna mia, è tornata. È pure un premio, le diamo. Pensavo se ne fosse andata per l'ultima volta. L'ultimo premio, non per importanza, va all'animatore rivelazione dell'anno 2024, Flavio Cavacchione. Ma un grandissimo applauso per il nostro Flavio. Però non va bene dire che i ragazzi rompono. Ma io, questo premio te lo tolgo. Ma io ti amo. L'ama, quindi può dire quello che vuole. Bene, così abbiamo concluso la nostra serata animatori. Spero che vi siate divertiti con noi ed ora invito tutti quanti gli animatori sul palco. Prima tutti invitiamo Don Mimmo a fare un gran discorso per la fine di questo crest. E comunque Maria Rosaria, te ne sei scappata senza la fascia, Maria Rosaria. La fascia best. Maria Rosaria! Se ne è scappata, non la vuole. Non la vuole la fascia, Maria Rosaria. Mamma mia, quanti animatori che stanno qua, non si capisce niente. C'è anche Marco, ovviamente. Ragazzi, male. Marco in prima fila, ragazzi. Marco in prima fila. Oh, eccolo il nostro Marco. Ok, un applauso. Ecco qua Don Mimmo. Eccolo, prego. Aria. Bene, intanto facciamo un applauso intenso ai nostri animatori. Anche quest'anno hanno messo energie, creatività, intelligenza, responsabilità per offrire ai nostri ragazzi 4 settimane di impegno e anche di divertimento e nello stesso tempo hanno offerto ai genitori 4 settimane di libertà, va bene, almeno dalle 16:30 alle 20, va bene. Ma al di là di questo, ecco, l'esperienza estiva di questo mese con i ragazzi ha 2 obiettivi fondamentali. L'obiettivo per i nostri animatori è quello di farli sentire responsabili e educarli a prendersi cura degli altri, perché vivere significa prendersi cura. Tutti noi, se siamo in vita, è perché qualcuno si è preso cura di noi. E questa è la catena della vita, prendersi cura. E a questo bisogna allenarsi sin da giovani. E questo lo hanno fatto lodevolmente i nostri animatori. Questo è il primo obiettivo. Secondo obiettivo, offrire ai bambini uno spazio sereno, formativo e ricreativo, non per dire di sottrarli alla strada, perché io sono cresciuto in mezzo alla strada e vedete come mi sono ridotto. La strada era educativa e lo è, non per sottrarli alla strada, ma per sottrarli alla tecnologia, che è più pericolosa della strada, va bene? Quindi un mese in cui i bambini sono stati liberi da computer, da tablet, da telefonini e hanno recuperato il gusto di stare insieme. Il terzo obiettivo è anche per voi adulti il messaggio. Non consentite che i ragazzi crescendo si allontanino dai nostri ambienti, perché le parrocchie sono rimaste uno dei pochi ambienti in cui si vive la gratuità del cammino formativo. Quando uno vuole formarsi nella società oggi paga dappertutto. Nell'oratorio vive l'esperienza della gratuità, perché il formarsi aiuta a crescere come buoni cristiani e buoni cittadini. Era il motto di San Giovanni Bosco, che insegnava a San Domenico Savio. Bene, grazie a tutti voi, grazie agli operatori tecnici, ad Angelo,
ai cuochi, a Giacinto, a Vincenzo Di Stefano, a tutta Maria Rosaria, a tutta l'equipe che tiene. Ecco, io mi devo congratulare con tutti coloro che realizzano e portano avanti le iniziative dell'oratorio, perché sono talmente responsabili che non c'è bisogno di stare col fiato sul collo. Ognuno sa quello che deve fare e lo fa anche bene. Grazie a tutti e buonanotte. Bambini, un applauso. È un applauso soprattutto al nostro parroco Don Mimmo. Don Mimmo, Don Mimmo, Don Mimmo, Don Mimmo, Don Mimmo. Oh,